Sembra che abbia un'ulteriore domanda per i nostri amici della NASA. Preparatevi. Il modulo di comando viaggia ad una velocità di 40.000 km orari quando colpisce l'atmosfera superiore. Quando state percorrendo una superstrada viaggiate a 96 km orari, state viaggiando a quasi 27 metri al secondo. Noi arriviamo dentro a quasi 11 km al secondo. Si scontra dentro all'atmosfera. Non sta volando. Più che altro va a sbattere. Per proteggere la capsula, gli ingegneri hanno costruito il più grande scudo di calore mai fatto. Rientrare nell'atmosfera della Terra è pericoloso a causa del grande calore che si sprigiona. Lo scudo di calore protegge il modulo di comando per diversi minuti mentre passa attraverso l'atmosfera. Sotto, una portaerei sta aspettando l'arrivo degli astronauti. Una volta che arriviamo a 3 km dalla superficie, vengono dispiegati i paracaduti per rallentare la caduta. La parte più difficile è finita, ora possiamo goderci il viaggio. La parte finale di ogni missione è lo splashdown. Come molte persone sanno, quando si pone una padella per friggere bollente sotto uno zampillo d'acqua, si ottiene un'emissione di vapore. Se per voi questa è una novità, vi consiglio di prepararvi il formaggio alla griglia, ogni tanto. Penso abbiate colto l'idea. Andiamo a vedere qualche filmato vero della NASA di Splashdown, possiamo? Splashdown dell'Apollo 15. Guardate, semplicemente tutto il vapore che è voltola fuori da questo, baby. Test dello splashdown del volo dell'Orion. Lo so, è difficile dire cosa sta succedendo a causa di tutto quel vapore che sta sprigionando quella capsula estremamente rovente. È come se fosse appena stata lasciata cadere dalla parte posteriore di un aereo. Così, per curiosità, quanto diventano calde le cose rientrando nell'atmosfera della Terra, comunque. Ah, eccoci qui. Maledizione, questa pagina non c'è in italiano. 2700 gradi Fahrenheit pari a 1480 gradi centigradi. 1480 gradi centigradi mentre scende attraverso l'atmosfera della Terra. Vediamo qualcosa nelle vicinanze con qualcosa di 1480 gradi centigradi. È incredibilmente rovente, in caso non lo sapeste. È un fatto divertente. La lava è di soli 1600-2100 gradi Fahrenheit, pari a 870-1149 gradi centigradi. E vaporizza in modo pazzesco! Pertanto, ditemi, come fa una piramide di metallo a 2700 gradi Fahrenheit, pari a 1480 gradi centigradi, che cade giù dal cielo, a non creare alcun tipo di vapore quando si tuffa in acqua? Ehi, mi chiedo, quanto tempo deve passare per raffreddarsi prima che qualcuno possa toccarla? Sentitevi liberi di ricaricare questo video e condividetelo ovunque, così che lo veda la NASA. È tempo di sollevarsi per la verità. Luca, 8:17.